Ciao e benvenuti in un nuovo video. Come ormai diventerà di consuetudine, vi faccio vedere tutte le cose che ho comprato o che mi hanno inviato le case editrici durante l'arco di quest'ultimo mese. Questo è anche stato il primo mese in cui ho guadagnato qualcosa con il mio canale YouTube. Per la precisione, più o meno una sessantina di euro e li ho immediatamente reinvestiti in libri usati. Perché, per chi non lo sapesse, ho un gravissimo problema di dipendenza dall'acquisto di libri fuori catalogo. Ma prima di farvi vedere tutte le edizioni meravigliosamente vintage che ho comprato di libri misconosciuti, no, non è vero, in realtà sono conosciutissimi, solo che ormai siamo così abituati a vedere solamente libri nuovi proposti da YouTuber, Instagrammer e via così dicendo, e io sono il primo che è dipendente dalla novità. Ci siamo dimenticati che c'è un patrimonio di stupendi romanzi che sono finiti un po' nel dimenticatoio dell'editoria, nel senso che non sono stati più ripubblicati dopo la loro prima pubblicazione. Ma come vi dicevo, prima di farvi vedere le perle nascoste, vi faccio vedere le novità. Mia moglie, Fiore Manni, lavora con Rizzoli e grazie a questo suo fenomenale aggancio, Burr ci ha inviato queste stupende edizioni dei classici dell'orrore, del mistero, della suspense. Frankenstein, bellissimo, tra l'altro ne ho già parlato nel mio video in cui vi parlo. Poi il mio all time favorite Dracula, ho anche scritto un adattamento di Dracula, vi lascio qua sotto il link, è un fumetto edito da Star Comics in cui io ho adattato tutto il romanzo e l'ha disegnato quel campione di Fabrizio Desdorides. Poi vabbè, Edgar Allan Poe è un classico intramontabile, è davvero stupefacente, tra l'altro vi faccio notare quanto sono belle e curate queste edizioni. E poi il mistero di Sleepy Hollow, che praticamente in Italia era edito unicamente in delle edizioni scolastiche bruttine, invece questa qua è bellissima. Vi faccio vedere anche quanto è bello il dorso del libro con questi loghetti fighissimi. Bella, una bellissima edizione, carta telata, titoli in UV un pochino in rilievo, molto molto belle. Quindi ve le consiglio soprattutto perché tutti questi classici sono straordinari, roba che se non avete mai letto dovete farlo subito, prima di subito anzi. Ma parlando di perle che sono rimaste nascoste, perdute per colpa di una non ripubblicazione, vi faccio vedere quello che mi sono fatto mandare da Mondadori Oscar Wault, che è Kane, la saga completa scritta da Carl Edward Wagner. Kane è il primo e forse il più grande dark fantasy, un genere che mischia elementi horror a elementi fantasy. È un fantasy che mischia molto lo sword and sorcery, quindi roba come Conan o Fafardel Greymouser, con appunto un fortissimo elemento horror e il suo protagonista è un vero e proprio cattivo. Infatti Kane è un mago, un guerriero ed è anche maledetto perché è stato maledetto da un dio con il fardello dell'immortalità, un'immortalità che però per Kane vuol dire continuare a combattere senza fine, una vita di guerra e sangue. Molto molto bello, fa riderissimo che prima che Oscar Wault pubblicasse questa stupenda collection, io mi ero comprato uno dei libri di Kane, l'avevo anche iniziato a leggere, ero arrivato quasi alla fine e poi ho scoperto che è l'ultimo romanzo della saga. Ma come vedremo, questo è un errore molto comune quando si è stupidi come me e soprattutto si ha il dito facile su internet per acquistare. Oscar Wault mi ha anche mandato questo nuovo romanzo, invece Foundryside di Robert Jackson Bennett. È una storia in cui la magia è diventata un'industria e quindi ci sono ladri di segreti industriali che sono sempre legati alla magia, una specie di sfondo da rivoluzione industriale con la magia al posto della tecnologia. Mi sembra molto carina come idea, non ho mai letto neanche una pagina di Robert Jackson Bennett, quindi sono molto curioso. Ma adesso veniamo a quello per cui siamo tutti qua, cioè l'apertura di tutti questi pacchetti di libri che ho acquistato con i soldi che ho guadagnato con questo canale. Vi assicuro che farete delle belle scoperte, anche perché, come dicevamo, di solito si parla sempre degli stessi fantasy, sempre degli stessi libri di fantascienza, sempre degli stessi horror. Invece, qua dentro ci sono delle cose di cui si parla molto di meno.
Come avete visto, ho mantenuto integri tutti i pacchetti che mi sono arrivati, tranne uno. Infatti, ho tirato fuori dal suo pacchetto L'Invincibile di Stanislaw Lem. Per chi non lo conoscesse, è l'autore di Solaris, stupendo romanzo di fantascienza che è diventato anche un eccezionale capolavoro della cinematografia quando Tarkovsky ha deciso di trarne un film. Invece, tratto dall'Invincibile, è in produzione e uscirà a brevissimo un videogioco che si chiama appunto The Invincible. L'ho subito tirato fuori dal pacchetto perché l'ho anche iniziato a leggere. È una storia molto molto interessante perché parla di questa astronave, l'Invincibile, che è una classe corvetta così potente da essere in grado di distruggere un intero pianeta, che va alla ricerca di un'altra astronave dello stesso tipo che è atterrata su un pianeta che dovrebbe essere deserto, ma è sparita senza lasciare nessuna traccia, senza neanche inviare un messaggio di soccorso. Lem è decisamente uno degli autori più straordinari della fantascienza e vi basterà leggere le primissime pagine di questo meraviglioso romanzo per capire quanto sia bravo ad evocare un mondo diverso dal nostro, ma anche a descrivere l'astronave, l'Invincible, e a farvi sentire quasi parte di quel mondo. Sentite tutti i piccoli rumori, le spie luminose che si accendono, la descrizione della discesa dell'Invincible sul pianeta incriminato mi ha ricordato moltissimo l'inizio di Alien. Comunque, l'Invincible, se non sbaglio, per ora è fuori catalogo, spero che il videogioco lo faccia riuscire, ma ne trovate tranquillamente una copia usata su eBay o su qualunque bancarella andiate a controllare. Detto questo, bellissima la copertina di Karel Tull, che come al solito è lo straordinario illustratore di tutta la collana Urania. Ma iniziamo a spacchettare. Allora, primo pacchetto. Non so assolutamente cosa c'è dentro ogni pacchetto, semplicemente perché non li ho aperti e mi sono anche un po' dimenticato cosa ho comprato, visto che molti di questi li ho comprati all'inizio del mese scorso. Oh, molto molto interessante, molto molto interessante. Allora, Fantacollana Nord, bellissime le edizioni della Fantacollana Nord. Se non la conoscete, è la collana che in realtà ha portato quasi tutto il fantasy in Italia. La Nord è ancora un'ottima casa editrice, però non si occupa più molto di fantasy, mentre invece quando esisteva la Fantacollana Nord era proprio la stella polare a cui rivolgersi per scoprire nuovo fantasy in Italia. Di Martha Wells vi ho già parlato nel wrap up del mese scorso, ve lo lascio qua sopra. E Martha Wells è un'autrice che ha vinto il premio Hugo con il suo Murderbot, un interessantissimo libro di fantascienza, mentre invece questo è il suo primo libro fantasy, molto molto canonico. C'è una corte, c'è un mago buono e uno cattivo, c'è un capitano della guardia, insomma tutti elementi molto classici del genere. Mi spiace moltissimo che Martha Wells non sia molto tradotta in Italia, anzi praticamente per nulla, visto che questo è l'unico altro romanzo, oltre a Murderbot, che sono riuscito a trovare, e anche questo naturalmente rigorosamente fuori catalogo. Secondo pacchetto. Non sapete quanto sono gasato dall'aprire i pacchetti. Addirittura incartato con supplì, ragù, riso e mozzarella. Molto bene. Allora, molti di voi, dopo aver visto la mia tier list fantasy, mi hanno consigliato di recuperare, se mi piacciono, e mi piacciono moltissimo, i libri fantasy che parlano di draghi, la saga di Anne McCaffrey. Spero che si pronunci così. E questo è Il Drago Bianco. Ora, vorrei dirvi che questo è il primo libro della saga. Io sono una persona intelligente e ho controllato quale fosse il primo libro della saga prima di acquistarlo. Ma questa cosa non è così. No, questo non è il primo libro della saga. Se non sbaglio è il terzo o il quarto.
e dovrò acquistare il primo romanzo. Quindi non so neanche che dirvi perché non voglio leggere la quarta di copertina per scoprire di cosa parla. Comunque ci sono dei draghi, quindi nulla può andare male quando in un romanzo ci sono dei draghi. Vi faccio vedere però la splendida copertina di Michael Whelan, uno degli autori di illustrazioni fantasy più bravi del mondo, molto molto bella. Tra l'altro non so voi, ma io adoravo le grafiche e le illustrazioni di una volta, mentre invece ho un po' di difficoltà a rapportarmi con molta della produzione odierna, trovo tutta la roba un pochino pacchiana o eccessivamente elegante dall'altra parte, cioè o sono tipo fiorellini e infioriture strane o altrimenti roba che starebbe bene come copertina di un album death metal. Prossimo pacchetto, questo è impacchettato molto bene, va bene. Allora, noto già che è un romanzo con un pochino di puzza di muffa, però va bene, sono vecchi romanzi, quindi è giusto che qualcuno sia così. Illustrazioni Darrell Sweet, e questa è La conquista dello scettro, il primo romanzo delle cronache di Covenant l'incredulo, scritto da Stephen Donaldson, ed è uno dei primi romanzi in cui veniva introdotta la figura di un totale anti-eroe. Infatti, Covenant è il protagonista del romanzo. Il romanzo è un portal fantasy. Non so se avete presente quel tipo di fantasy in cui c'è un protagonista che arriva da un altro mondo attraverso un portale, molto spesso il nostro mondo, e il protagonista attraversa il portale e arriva in questo mondo fantasy, fatato, magico, in cui solitamente dovrà recitare la parte dell'eroe. Invece il nostro Thomas Covenant non è per niente un eroe, è un personaggio molto molto scostante, e per rendercelo ancora più alieno e distante, il buon Donaldson mette al suo Thomas, che è uno scrittore con una famiglia normale, una malattia terribile. Si ammala infatti di lebbra, diventa un lebbroso, e mentre è fuori con la sua macchina schiva di poco un incidente, sviene e una volta che è rinvenuto è appunto in un mondo fantasy. Sono molto curioso di leggere questa nuova saga, anche perché come sapete sono sempre alla ricerca di nuovi spunti, nuovi fantasy, nuovi libri di fantascienza, proprio per evitare di incanalarmi in quell'offerta che sembra l'unica possibile. Ci sono sempre quei quattro libri che vengono consigliati, quei quattro libri che vengono venduti. E invece proviamo qualcosa di diverso, anche questo rigorosamente fuori catalogo, ma lo trovate serenamente ovunque. Proseguiamo con il prossimo pacchetto e vi dico che probabilmente di sottofondo sentirete un macchinario agricolo che va, ma stiamo in campagna, quindi non ci possiamo fare niente. Prossimo pacchetto, probabilmente sarà una cravatta. Daddy jokes. Ah, un'altra persona che incarta il libro separatamente. Bellissimo spacchettare le cose. È proprio Natale ogni volta. Allora, questo che tengo tra le mani è un libro decisamente più moderno di quelli che vi ho fatto vedere, ma purtroppo è fuori catalogo. Ho acquistato l'ebook prima di riuscire a trovare una copia cartacea, poi il mese scorso mi è arrivata una notifica di eBay che mi ha avvertito che era appunto arrivata su eBay una copia del libro. Il libro è I figli del tempo, la copertina è molto brutta, come solitamente sono molto brutte purtroppo le copertine di Fanucci, che però è una stupenda casa editrice che tira fuori sempre straordinari libri di fantasy e fantascienza. I figli del tempo di Adrian Tchaikovsky l'ho già letto perché, come vi ho detto, ho acquistato prima l'ebook e poi mi sono comprato la mia copia cartacea. È un libro meraviglioso di cui parleremo il mese prossimo nel wrap-up del mese. Però vi basti sapere che si parla di un pianeta terraformato in cui dovrebbe installarsi una colonia di scimmie modificate geneticamente con un protovirus che dovrebbe accelerarne l'evoluzione, dovrebbero diventare delle sorte di compagni per l'umanità, ma qualcosa va storto e ci ritroviamo con una colonia di ragni super intelligenti, e seguiamo la storia attraverso gli occhi di questa colonia di ragni. Poi
Poi c'è un'altra parte, ma ripeto, ne parleremo meglio nel wrap up del mese quando vi dirò esattamente di cosa parla e cosa ne penso di questo stupendo, vi posso già dire che è stupendo, romanzo di fantascienza. Nuovo pacchetto. Ok. Oh, ho letto solo di chi è la copertina, ma so già di che libro si tratta. Fa ridere, lo hanno messo in uno di quei sacchetti gelo per conservare il cibo in frigo. Va bene. Il motivo per cui ho acquistato L'orgoglio di Chanur, che è il primo libro della saga scritto da C.J. Cherryn, non è perché conosco l'autrice o conoscevo la saga, ma perché seguo il canale Instagram di Michael Whelan, che come vi ho già detto è uno degli autori di illustrazioni fantasy e di fantascienza più bravi di sempre. Avevo visto questa immagine di Whelan e mi era piaciuta così tanto l'idea di questo gatto antropomorfo su un'astronave che ho pensato: di che cavolo parlerà sta storia? E la storia parla di questo essere umano, Tully, che si ritrova in questo pianeta in cui ci sono invece questi gattoni antropomorfi, ed è lui l'alieno, perché arriva con una nave che si schianta, lui è l'unico sopravvissuto di questa nave mercantile umana, e gli alieni, che si chiamano Hani, con l'H davanti, mi raccomando, sono una razza leonina che si allea con Tully per difendersi da una razza barbarica che si chiamano i Kif. Sono abbastanza curioso e soprattutto ho comprato il libro per la copertina. Si dice che non si giudica un libro dalla copertina, ma se la copertina è di Michael Whelan si può fare. Siete autorizzati da me. Prossimo pacchetto. Un altro libro imbustato, mi piace quando sono imbustati perché è un doppio segreto, visto che, vi ripeto, non mi ricordo cosa ho comprato. Oh, sì. Molto, molto bene. Allora, intanto questa è la famosissima collana Cosmo Oro della editrice Nord, che come vi dicevo pubblicava la Fanta Collana Nord, che includeva i più grandi capolavori del fantasy, ma aveva anche una stupenda collana dedicata alla fantascienza che era Cosmo Oro, Cosmo Argento. Era caratterizzato da questo tipo di grafica delle copertine e questo oro che appunto era, perché era la Cosmo Oro. Molto molto belli i libri della Cosmo Oro, tra l'altro ne ho parecchi e sono contento di averne uno nuovo. Il libro però, di cosa parla il libro? Cos'è questo libro? Di Niven e Purnell. La strada delle stelle è un libro che ho acquistato perché ho sentito una recensione da un ragazzo americano che va a scovare edizioni vintage di fantascienza e ne ha parlato come di una sorta di libro che si legge come uno Stephen King della fantascienza, un bel librone di parecchie pagine in cui si racconta di un primo contatto, perché l'umanità si è espansa grazie a un motore in grado di muoversi quasi alla velocità della luce, quindi di fare dei salti da una parte all'altra della galassia, e da un'area inesplorata della galassia, perché troppo distante dall'ultimo avamposto umano, arriva un giorno una nave aliena e la storia segue l'equipaggio che si dovrà occupare del primo contatto con questa nave aliena. Robert Heinlein, che se avete visto il mio video su cosa leggere di libri di fantascienza per iniziare a leggere la fantascienza, saprete già che è uno degli imperatori, dei re della fantascienza, della Golden Age della fantascienza. Robert Heinlein dice di questo romanzo: il miglior romanzo da me visto su esseri umani che entrano per la prima volta in contatto con alieni intelligenti, ma completamente diversi dall'uomo, e forse il più bel romanzo di fantascienza in assoluto da me letto. L'ha detto Heinlein, uno dei più grandi autori di fantascienza della storia del genere, quindi direi che tendo a fidarmi del suo consiglio e vi consiglio quindi anche a voi, senza averlo neanche letto, La strada delle stelle. Altri libri. Abbiamo quasi finito però, purtroppo. Allora,
Allora, questo è Vernon Vinge, Alla fine dell'arcobaleno, premio Hugo del 2007 come miglior romanzo. È una classicissima edizione economica Urania. Vernon Vinge è il vero inventore del cyberpunk. L'ho già ripetuto parecchie volte, ma ho fatto un video for beginners sulla fantascienza e ho già parlato di True Names, che è il primo racconto cyberpunk, la pietra fondante del genere. Vernon Vinge è un autore molto molto importante per la fantascienza. Se non sbaglio è l'uomo che ha vinto più premi Hugo nella storia. Potrei aver detto una cavolata, però spero di no. E io non ho mai letto nulla di Vernon Vinge, a parte True Names, che in italiano è arrivato come Il vero nome ed era una raccolta di racconti in cui c'era appunto anche True Names. Sono curiosissimo di leggere un romanzo di Vernon Vinge, perché è un autore in grado di immaginare un futuro che poi si avvera. Ad esempio, in uno dei suoi racconti brevi che ho letto, si immaginava un mondo del cinema dipendente dall'utilizzo della computer grafica, e questo lo immaginava molto prima che esistesse anche solo nella mente Star Wars di George Lucas. Quindi molto molto interessante come autore, e non vedo l'ora di leggere La fine dell'arcobaleno, di cui non so assolutamente nulla. Allora, ultimo pacchetto. Sono molto triste che sia finito questo video. Ah, bene. Due libri nell'ultimo pacchetto, quindi siamo molto fortunati. Sono due libri molto diversi. Iniziamo a parlare di Un incantesimo per Chameleon. Penso che si pronunci così, non ne sono sicurissimo. Pierce Anthony ha scritto una lunghissima, ma proprio lunghissima saga, che in realtà è super famosa in America, molto molto meno in Italia. Si è parlato e si parla ancora di una possibile versione di un film o una serie TV legata a Un incantesimo per Chameleon, e la storia, l'idea fondante della storia vi ricorderà sicuramente Black Clover e Mash qualcosa, due manga che hanno appunto la stessa idea di fondo, cioè un mondo magico in cui tutti posseggono la magia, un talento particolare magico, e il protagonista invece non ce l'ha. Il protagonista di questa storia è esattamente l'unico uomo senza magia del suo mondo. Nel caso della saga di Anthony, le persone senza magia vengono scacciate dal regno e diventano delle sorte di paria. In realtà, naturalmente, il nostro protagonista poi alla fine scoprirà qual è il suo vero talento. Non ho mai letto la saga e in realtà l'ho comprata per un motivo molto futile, e il motivo è che le copertine della versione originale sono di Michael Whelan. Ve la faccio vedere qua, molto molto belle come al solito. Ripeto, le copertine di Whelan sono straordinarie. Sono contento di aver acquistato, subito dopo aver preso la versione italiana, anche quella americana, perché in realtà ho iniziato a leggerlo ed è un inglese molto molto semplice, e sono quasi sicuro che alla fine leggerò la versione inglese. Sono curiosissimo perché, ripeto, è una serie super commerciale, super conosciuta nel resto del mondo, mentre invece da noi è rimasta un po' in sordina, e come al solito sono contento di scoprire cose meno sotto i riflettori. Vi farò sapere cosa ne penso alla fine della lettura. Ultimissimo, purtroppo ultimissimo libro di questo gigantesco book haul, che è Luce Fantasma, un libro che non è un romanzo, è un libro un po' ibrido, perché al suo interno ha dei racconti di Fritz Leiber e una sua autobiografia. Se non sapete chi è Fritz Leiber, sappiate che è un autore di fantasy, fantascienza e horror straordinario, ma non solo perché le sue opere sono bellissime, ma perché in realtà ha influenzato intere generazioni di autori. Non esisterebbe la saga dei Bastardi Galantuomini di Scott Lynch, non esisterebbero Tannen e la Mora senza Fafard e Grimhauser di Fritz Leiber, e ci sono anche influenze più nascoste, più sottili. Se vi è capitato di vedere Archive 81, una splendida serie uscita su Netflix che giocava un po' con un horror metropolitano
napoletano, vi assicuro che ad esempio vi piacerebbe tantissimo Nostra Signora delle Tenebre, uno stupendo horror ugualmente metropolitano, in cui in realtà l'horror metropolitano prende vita, di Fritz Leiber. Comunque so che nella sua autobiografia va a esplorare quelle che sono state le sue influenze, quindi non vedo l'ora di scoprire cos'è che ha influenzato uno dei miei autori preferiti in assoluto e di farlo attraverso le sue parole, un privilegio che non capita sempre. E per oggi mi sa che siamo arrivati alla fine e spero che questo video vi sia piaciuto e vi devo ringraziare doppiamente perché questo video è possibile anche e soprattutto grazie a voi che guardate questo canale. Non sono sicurissimo di riuscire a girare e montare il prossimo video per il prossimo venerdì, visto che in mezzo ci sarà Lucca e visto che uscirà il primo numero del nuovo webcomic che abbiamo scritto io e Fiore Manni, mia moglie. Camelot è la nostra nuova serie fantasy che riprende un po' il mito arturiano e lo rinnova e lo mette in una nuova veste. Ci sono tantissime influenze in questa nuova serie che vanno da Evangelion a Invincible, dal fantasy alla fantascienza e spero tantissimo che vi possa piacere. Vi dico anche che se scaricate l'app di Takutun e vi iscrivete, vi lascio qua sotto il link, potete leggere gratuitamente tutto il primo episodio del fumetto e scoprire se fa per voi e magari supportare questo canale anche grazie all'acquisto di quel fumetto. Vi dico anche che in realtà ogni episodio costa più o meno 20 centesimi, meno anche di un caffè al bar, quindi pensateci, potrebbe essere un ottimo modo per supportarmi e aiutarmi a fare nuovi video e a scrivere nuovi fumetti. Comunque, se questo video vi è piaciuto, vi ricordo di mettere un like, iscrivervi al canale e attivare le notifiche. Noi ci vediamo non il prossimo venerdì, quello dopo ancora. Ciao!